270 minuti tendenti ai 300, 4 ore e mezzo tendenti alle 5, 3 partite che sembrano 10 alla fine di questo strazio, perché veramente una volta finito questo campionato vada a finire come vada a finire, vinca chi lo vinca, ci dovete pagare uno psicologo veramente, ragazzi. L'anno scorso si vinse 2-0, fece il gol Krunic su punizione, come poterselo dimenticare? E fece gol anche da Lott, lo ricordo. Cioè non ho dormito oggi pomeriggio per questa partita, davvero. Cioè, la sento troppo. Leviamo le notifiche, si sa mai. Sì, sono io questo, sono molto carino, vedete? Sono io. Allora, nomi caldi in panchina: Benacer, Diaz, Ibrahimovic, Rebic, Romagnoli, Florenzi, Messias, Montolivo come telecronista, adoro. Dai, fischia, dai, su. Raga, vi prego, fatemi passare una serata tranquilla, per favore. Non ho energie per incazzarmi oggi. Cioè, ha già cominciato a fare puttanate Sale Makers. 2 minuti e 20 ha già cominciato a fare puttanate Sale Makers. Una chiave tattica, credo che in questo momento il Milan costruisca 3 con Kessi che va a formare Roma. Kessi, mamma mia. Seguiremo Fiorentina Roma con Ciro Ferrara e tanti ospiti. Ma insomma... una compagnia. Aspetta che lo annoto sulla mia macchina da scrivere invisibile. Possesso Milan, occhio all'avanzata, il movimento. Te non fare minchiate. Fernandes che prova dalla distanza. Conclusione larga e neanche di molto. Bellissima da nulla. Poi ha permesso da nulla. Ok. Va bene. Un metro più dentro il portiere sarebbe stato completamente immobile. Datemi retta. Attacca 4 contro 4, palla verticale. Occhio perché qui non l'ha presa Tomori. Che mi fa incazzare. Buona per Simeone. Si coordina, prova a destra. Vai, Gianni Mignon. Quindi Sale Makers. Dai. Pensa al cross. Salamandra, il cross. Porca puttana, cosa ha preso un portiere? Occasione Milan. Che colpo di testa di Krunic. Sarebbe stata traversa piena, eh. E forse anche parte alta e fuori. Una cosa che ha fatto bene Sale Makers. Con l'Asovic. Piango. Urla Pioli, mamma mia. Ancora Kalulu all'impostazione. Nuovamente manco Mignon. Mia madre quando era pronta la cena ed ero giù nel parchetto a giocare. Tomori. Mamma mia. Pensa alla verticalizzazione. Poi l'effettua a cercare Tonali, che è il giocatore più avanzato. Palla che resta in quella zona. Tonali! 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 Sì! Giocatore Sandrino, Sandrino di cazzo duro, regolarissima. No. Stop con la testa, regolarissimo. No, ragazzi, non si può. No, già ce l'avete annullato con la Fiorentina, che era fuori gioco, per carità. L'arbitro gli fa la piale in mano. No, fuori gioco, forse gli ha detto. Fuori gioco, fuori gioco. Sensazione dal primissimo replay, ci verrà mostrato sicuramente poi l'immagine dal VAR con le linee. Ovviamente Pioli quasi come un riflesso condizionato subito a battere le mani, come dire, cioè a noi ci stanno a vedere i peli nel buco del culo e Giroud con Napoli e Messias con lo Spezia e Kalulu con l'Inter e sto fuorigioco, poi Barella ieri fa un fallo d'ammunizione, gli convalidano il gol, io non ho più parole. Sulla linea degli attaccanti e poi annullano un gol all'Empoli regolare. Culo. Possesso Milan con l'apertura verso Calabria. Calabria, c'è Tonali nel mezzo. Calabria. Il tocco. Tonali dentro. Calabria. Calabria! No! Tonali realmente on fire con un assist strepitoso. Conclusione centrale. Non la vinciamo. Bravissimo. Non la vinciamo, ragazzi. Bravissimo. 4 partite. 3 gol annullati. Sbaracca. Sì, Stenella, spalla interessante nella zona di Faraoni che può pensare al cross, palla in mezzo. Faremo il cross, Caprari! Era sbucato sul benissimo. Fondo. Prima occasione vera anche per questa apertura, letta benissimo da Calabria, non c'è fallo, possibilità per Sale Makers. Proteste da parte di Caprari. Bella, Krunic non fare stronzate. Si coordina. Destro! Sì, ma destro, meta! Ha fatto meta! Proteste, allontanata di testa. Calabria vuoto, ma riesce Calabria a toccare di testa. Barak tocca solo per una. Sale Makers. Ma come cazzo tiri? Pallone, ma come cazzo tiri? Senza pensare.
fare meglio. Poteva servire Krunic a 2 metri. E Senemakers sempre a sbagliare passaggi, ragazzi. Sarà il quarto che sbaglia sta partita. Bel passaggio di Tammese per Baracca. Attenzione, Simeone! Fuori di nulla. Mamma mia, ragazzi. No, 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 almeno 7-8 minuti non ci stiamo capendo niente. Non ci stiamo capendo niente. Non ci stiamo capendo niente. Si è appoggiato alle sue spalle. Occhio all'apertura verso Caprari. Lazovic. Caprari. Il tocco potrebbe essere per lui. Il movimento è per lui. Lazovic dentro, gol del Verona. Lo sapevo. Ragazzi, il campionato è finito. Il campionato è finito. Mori tiene in gioco coso, palla dentro, Maignan non esce. È buono, non ti preoccupare. Senemakers dentro, Giroud. Si incartano davanti la porta. C'è la pareggio alla prima della fine del primo tempo, capito? Era la partita psicologicamente più importante questa. Grande Kalulu, dai, non fare stronzate. La fa tornando indietro e perdendo palla! Fair play alla fine fra Tonali e Ceccherini, c'è stato un chiarimento, perde palla banalmente. Grande. Può attaccare il Milan col tocco verticale verso Leao, che può arrivare su questo pallone. Possibile. Bella palla per Leao. Prova a puntare l'avversario, c'è anche il raddoppio di farlo. Leao va fino in fondo, Leao. Dentro! Tonali! Succhiateci il cazzo! Tonali! Succhiateci il cazzo! Andiamo! E fa 1-1. Io andrei in faccia all'arbitro e gli direi annulla anche questo pezzo di merda. Leao ha fatto un dribbling della Madonna. No, beh, Leao ha fatto una cosa che è semplicemente, non ci riesco a farla io su FIFA. Godo! Dai! Si riparte 0-0 il secondo tempo, dai. Inizia il secondo tempo. Speriamo bene, ragazzi. Lazovic, mamma mia, Calabria però. Va a mettere in mezzo questo pallone, alla fine Calabria si fa saltare come un birillo. Attenzione. Dentro anche Barak. Palla in mezzo a cercare una deviazione che non arriva. Buona. Solo per una. Senemakers. Lancialo. Bello. Lancia Leao. Dai. Posizione avanzata Tonali. Deve andarlo a prendere Barak. Uno contro uno. Leao su Barak. Leao. Sinistro. Sandro. Tonali. Lo stesso gol. Sandro. Il giorno del suo compleanno! Come nel primo gol! Andiamo, cazzo! Mamma mia, che strappo di Leao! Nato da una potenziale occasione per il Verona. Senemakers che fa una cosa giusta. Finalmente lancia Leao contro Barak. Barak, giocatore che io adoro. Adoro. Non lo prende nessuno. Non lo prende nessuno a mettere in mezzo. O la prende Giroud, o la prende Tonali. Giroud la sfila, c'è Tonali. 2-1, dai. Annullaci anche questo pezzo di merda. Bisogna fare il terzo gol, sì, assolutamente. Ma guarda quel bastardo di Montipò. Adesso che perdono, come fa a rincorrere la palla per il campo quando deve battere? Adelico è la merda! Quando vincevano loro faceva finta niente. Era cieco quando c'era la palla. Adelico è merda, non lì. Ma prendete la schiaffi, ragazzi. Calabria salta. Ragazzi, Calabria sta cannando questa partita in maniera incredibile. Sta sbagliando tutto. Portiamocela a casa, cazzo! Ancora spara la porta. Ora buono il tocco verso Faraoni che va al cross. Cosmignan, attenzione, cosa ha fatto? Angolo. Porta, mentre Faraoni ha fatto un gol da una posizione impossibile. Lo sviluppo giallo-blu. Uno contro uno con Calabria che deve andare a chiudere. Apertura no. Palla per Tammese, tiro fuori, dai. 29 minuti per portarla a casa. Dai! Dentro Messias e Rebic. Minchia che addominali Giroud. Kalulu, Leao. C'è Rebic centrale, non fare stronzate. C'è anche Messias largo, la lascia che sì. Che sì! Cioè, peggio di così non potevi tirare. Fratello, poi col piede che non è neanche il tuo. Messias, c'è Leao centrale. Il pallone lo tiene, va. Bello,
Buono lo sviluppo. Rebic ancora Leao. 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 Oh, che parata di Montipò. Sul primo palo così. Secondo me al momento da nulla. Non si lasciava sorprendere. Grandi. È il karma. È il karma. Esce per infortunio Faraoni. È il cazzo di karma. Faraoni prova. Onglà. Dai, è entrato Onglà. Cazzo. Vogliamo perdere contro Onglà. Quanto per Barak. Fanno sempre la solita azione, sti qui. Palla sulla fascia sinistra. E cross tentato. Fanno sempre la solita azione. Meno male che però i nostri l'hanno capito. Comunque, Bennacer dentro per Krunic. Rabbia fallo. Lo ammonisci, Ilic. 70esimo, dai, 20 minuti. Dai, entra Lasagna per Simeone, dai. Dai, ragazzi. Messias a disturbare. Altro appoggio, palla morbida in mezzo. Lasagna fuori. Deviazione di testa col pallone che finisce alto. Occasione per Lasagna. Un quarto d'ora per recupero, dai. Ed è nostro dovere adesso provare a chiuderla. Mettere Ibra, Teo, usare il suo fisico. Facessimo oltre a uno, potrei dire che la partita è vinta. Per Messias. E poi vedi l'episodio a sfavore, gol annullati, fuori giochi. Anche se poi inizia con Ilic. Calabria! Che parata di Montipò! Ibra si toglie la maglia. Cioè la giacchetta. Poggia Hernandez prendendo Hernandez. Il rischio. E che cazzata ha fatto? Adesso a Simeone. C'è dall'altra Caprari. Parte Lasagna, che squadra ovviamente a Caprari. C'è dall'altra parte Lasagna. Tomori. Caprari che viene murato al ha fatto una cazzata di Hernandez da togliere subito. Hernandez che ha liberato il 10 giallo blu in maniera. Doveva prendersi fallo per farsi molto perdonare. Pericolosa. Poi da solo. Attacco, quindi sarà calcio dal pallone in aria così. Ma qui ha concesso Caprari ed eventualmente anche a Lasagna. C'è ancora Lasagna. Oh, fateli fare quel che gli pare, Lasagna! De Paoli, cross in mezzo. De Paoli mette fuori Tomori. Ma era fuori gioco? Sì, con gran festività. Comunque, ragazzi, Messias. Cioè, a volte mi chiedo se veramente posso giocare io al suo posto. Parte Caprari con il destro in mezzo. Caprari, colpo di testa. Ha provato a coordinarsi Günther. Comunque entreranno due esperti, Florenzi e Ibrahimovic. Bravo Rebic, famoso 3-1. Bella verso Leao, che l'aggancia e la lascia. Sette interminabili minuti, minchia. Comunque Flori Calabria per Florenzi ci sta. Anche perché Calabria è una delle peggiori partite che ha giocato quest'anno. Devo essere sincero. Fuori Leao per Ibra, ha speso tutto. Adesso mi torna Florenzi. Prende qualche metro, apre, tocco di ritorno. Bella, Florenzi. 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 Alessandro, il bello de nonna. Il bello de nonna. Il bello de nonna. Ma che gol ha fatto? Un ingresso. E la vinciamo anche questa. Il bello de nonna. Al primo pallone che tocca. Dà la palla, prosegue. Il bello de nonna. E gli ruba quel mezzo. Andiamo! E ancora una volta! Ancora una volta più forti del VAR! L'ingresso! Ancora una volta più forti delle ingiustizie! Altro gol negli ultimi 10 minuti. Posso dire che ce lo meritiamo? Quindi il movimento da parte di Kessi. Altra possibilità per Re. Hai vinto uno scudetto indebitandoti, Messias! 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 Vabbè, lui lasciamo perdere. 4-1. Poteva appoggiare la sua terra sul primo palo. Poteva fare tante cose, vabbè. Quei quattro giocatori del Milan che si abbracciano con Leao, che si tira su la maglietta. Dai, dai, dai ragazzi, dai. Anche oggi col sorriso. Finisce qui. Grazie ragazzi, grazie ragazzi. C'è chi parla, c'è chi parla e c'è chi gioca. Forza Milan, a domenica prossima.